Anche quest'anno, il lunedì di Pentecoste, si è rinnovato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna Avvocata sopra Maiori. Migliaia di pellegrini, non soltanto cavesi, ma provenienti dai vari comuni della costiera amalfitana e da ogni parte della Campania, sin dalle prime luci dell'alba si sono messi in cammino lungo i vari sentieri per raggiungere, dopo circa 3 ore, il santuario situato sul Monte Falesio per rendere omaggio alla Vergine Avvocata. Dopo la Santa Messa, presieduta da Don Michele Petruzzelli, abate ordinario dell'Abbazia Benedettina della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni, il momento più atteso della festa, ovvero la processione con la statua della Madonna fino alla grotta dove apparve al pastore Gabriele Cinnamo nel 1485 sotto una pioggia incessante di petali di rose. Anche quest'anno la Madonna ci ha convocato nel suo santuario per venerarla e per pregarla, e questo luogo è realmente un polmone di spiritualità, perché qui molta gente viene per pregare, per avere il dono della misericordia di Dio attraverso il sacramento della confessione, e poi per pregare per sé, anche per i propri cari. Una giornata bellissima, la gente è stata invogliata a salire, perché quando c'è il tempo bello allora anche è piacevole camminare per la montagna, ma soprattutto io penso che questa gente è salita perché c'ha nel cuore questa devozione alla Madonna, perché tutti abbiamo una mamma sulla terra, ma questa è la mamma celeste, avvocata, che prega, che intercede per noi e che continuamente ci ottiene le grazie del Signore. E io l'augurio che faccio loro, che possono sempre avere nel cuore, ecco, questo nome di Maria, non soltanto nel cuore ma anche sulle labbra, per lodarla, per benedirla, per implorare la sua materna protezione. E il Parabate diceva stamattina: non vi scoraggiate nelle difficoltà, nelle prove, alzate lo sguardo verso l'alto, guardate la stella, chiamate Maria ed ella vi sarà subito vicino per consolarvi, per aiutarvi, per asciugare le vostre lacrime, per dare a voi pace e serenità. La festa poi è proseguita fino al tramonto con le caratteristiche tammurriate. Nei prossimi giorni RTC Quarta Rete trasmetterà uno speciale con le immagini più belle dei momenti salienti della festa in onore della Madonna Avvocata.